La notizia che ci stai per dare rinfrancherà poi i vecchi dentro, cioè esistono sport per vecchi. Esatto, ad alto tasso di sedentarietà. Ah, sì? Allora, la UISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti. Non ride, è una federazione bellissima. Io e Giorgio abbiamo giocato per torneo di pallavolo per la UISP. Ha lanciato ieri in Italia il Working Football, che è una disciplina nata in Inghilterra nel 2011 nei circoli per over 50, insomma, per gente che non è più super dinamica. È stato italianizzato questo sport con il nome calcio camminato. Ieri a Firenze c'è stata una partita dove hanno giocato, tra l'altro, Eraldo Pecci, piedone. Grande, lo scudetto del Toro, e il giornalista di Repubblica Gianni Mura. Grande, anche lui. Quindi scusami, funziona... Telecronaca capito. Esatto, telecronaca capito. Ed ecco... si avvicinano sulla palla. Io non ci trovo appunto... Quindi è cammina sulla fascia. Cammina sulla fascia. Ditemi la novità, dov'è, caro Gabriele? È da settembre che vedo calcio camminato all'Olimpico, una domenica sì, una domenica no. La Lazio, fate il calcio camminato. Io credo, propongo già Mauricio, pallone d'oro. Io vi ricordo il motto della Pina alla DJ Ten: divertitevi ma non sudate. Questo è lo sport in cui non si deve sudare, perché no, vai via così. Ci sono un po' di regole. Prima di tutto, lo sai che scarpe indossano? No, le pantofole d'oro. Bravo Giorgio. La regola fondamentale è non correre, perché la corsa è sanzionata con una punizione. La palla non può alzarsi sopra il 1,20 m di altezza. Bisognerà misurare questo 1,20 m. Certo. L'incontro dura due tempi di 20 minuti. Poco, tranquillo. Il campo è quello del calcio 5, ma si gioca in 6 contro 6. Se no c'è troppo spazio. Bellissimo, ragazzi. Ora questo della ha una nuova generazione di giocatori di calcetto. Sapete, solitamente si finisce a 50 anni. Sì, esatto. Adesso dopo i 50 tu hai ancora scuse per non stare a casa con tua moglie, ma con i figli. Ma poi la cosa più bella è che lo puoi fare addirittura col carrello della spesa. Sì, perché no? Cioè, ti appoggi di giocare, alla fine non si fa la doccia. Non si fa la doccia. È un grande risparmio. C'è solamente una persona che non lo apprezza, che è Tony Sant'Agata, famoso cantante e soprattutto attualmente impegnato solo ed esclusivamente in ogni partita benefica, che io lo ricordo gli allenamenti, era nazionale, attori o cantanti, adesso non ricordo quale fosse, che lui arrivava già con gli scarpini. Sai quelli che vengono con gli scarpini? Come poi dove chiude la macchina con lo scarpino? Arrivava con la moto ma con lo scarpino, e era già pronto a scendere in campo.